è verde ma in realtà poi diventa rosso, è il radicchio rosso di Treviso, Respadone. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Siamo a Quinto, in una delle aree evocate di questo IGP, e siamo venuti a vedere quando si pianta il radicchio rosso. Abbiamo visto qualche settimana fa quando si semina, qui invece è un altro sistema, qui il radicchio viene piantato. Siamo venuti a capire questo sistema diverso di prodotto, di produzione di un prodotto importante del nostro territorio che ha caratterizzato storicamente quest'area, e ne parliamo con Adriano Peron, che con i fratelli gestisce questa azienda agricola. Buonasera, tra l'altro siamo in una sera d'estate davvero particolare, perché finalmente l'aria si è fatta un po' più leggera rispetto ai pomeriggi veramente afosi. Intanto, Adriano, perché avete scelto di piantare il radicchio e di non seminarlo? Prima di tutto, nel trapianto tiriamo via tante ore di lavoro con le macchine e la manodopera. In secondo piano riusciamo a lavorare con un prodotto superiore nel campo. Quindi la selezione voi la fate quando c'è, diciamo così, la piantina? Già nel seme c'è la selezione. Però c'è chi dice che piantumare il radicchio dà una qualità inferiore rispetto a seminarlo. Sì, è una scuola di pensiero questa qua, il radicchio trapiantato in questa maniera qua mi porta ad avere delle piante molto più omogenee nel campo. Bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per i titoli e poi andremo a vedere le particolarità di questa meccanizzazione nella piantumazione. La nuova annata del radicchio rosso di Treviso. Tra timori e aspettative, in un'economia legata al rischio contagio, il viaggio tra passato e presente per uno dei riti delle terre del Sile. Milioni di euro di danni nelle campagne del Veneto centro-occidentale per il maltempo di domenica scorsa, alberi da frutta divelti, filari di viti abbattuti, serre e raccolti distrutti, stalle allagate dal violento nubifragio. Non è la xylella, ma una nuova malattia degli ulivi veneti, con fenomeni di disseccamento dei rami, di necrosi e cascola, con grave compromissione dei raccolti. Dalla regione l'accordo con l'Università di Padova, che ne rifinanzia lo studio. Esteso su tre regioni, con 27.000 ettolitri prodotti da oltre 10.000 viticoltori per 250 milioni di bottiglie, sono i numeri del consorzio del Pino Grigio delle Venezie DOC, il più grande d'Italia riconosciuto dal Ministero. Ciacole immaginarie tra Prosecco in vendemmia e il radicchio in piantumazione. Nell'agrifoglio di Beppe Fantin, la satira sorridente per due prodotti a denominazione e indicazione protette, simboli dell'agricoltura veneta nel mondo. E con Adriano Peron siamo saliti sulla macchina. Di che anno è questo trattore? Questo è del 1970. Ed è una passione. Poi dietro c'è, diciamo, la macchina nuova. Come funziona la parte posteriore? C'è un solcatore che prepara lo spazio, un distributore che fa cadere le piante, e dietro due ruote le chiudono. È una passione che ti dà delle soddisfazioni, perché ti resti, insomma. Altrimenti, per il valore che tu ricavi, la si riesce a perdere, insomma. Altre lavorazioni importanti che vanno fatte in campo? Beh, in campo la pulizia dell'erba. Quindi un erpice, c'è qualcosa di particolare? Sì, degli erpici, i motocoltivatori, qua non usiamo diserbanti, che l'erba viene presa un po' in tempo, in maniera di... è un po' la vecchia zappa che completa. Senta, ma l'impresa vale la spesa? Nel senso, alla fine ci guadagna qualcosa? Ma io dico, se è a manodopera familiare, dove tu non registri tutti questi costi, altrimenti i costi di produzione ti uccidono, insomma. Grazie, adesso noi ci fermiamo per le notizie dell'agricoltura e poi continueremo a parlare del radicchio rosso di Treviso, parlando di una cosa importantissima di questo territorio, ovvero dell'acqua. Si contano milioni di euro di danni nelle campagne del Veneto centro-occidentale, con alberi da frutta divelti, filari di viti abbattuti, serre e raccolti distrutti e stalle allagate dal violento nubifragio. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della devastante ondata di maltempo che ha colpito soprattutto la provincia di Verona, ma anche Padova, Vicenza e Rovigo, con frane nel bellunese. Le reti antigrandine poste a protezione della frutta pronta per la raccolta sono state devastate
provocata dalla furia del vento, che non ha risparmiato neppure i grappoli di uva prossimi alla vendemmia. L'ultima perturbazione di agosto ha colpito a macchia di leopardo il nord Italia, facendo salire il conto dei danni a livello nazionale, in un mese segnato da altri intensi fenomeni di maltempo, tra grandinate e bombe d'acqua. Sono mille le piante che anche quest'anno la Regione assegnerà a personalità che si sono contraddistinte nell'opera di promozione e di realizzazione di alberature che abbiano generato un significativo miglioramento per l'ambiente e il paesaggio. È questo il premio Jean Genot, l'uomo che piantava gli alberi, istituito per il secondo anno da Veneto Agricoltura. I vincitori dovranno destinare le piante assegnate alla realizzazione di un nuovo impianto arboreo arbustivo o all'integrazione di un impianto preesistente all'interno del grande progetto regionale che prevede di decuplicare entro il 2050 gli ettari di superficie di pianura boscata nel Veneto, puntando a superare i 5.000 ettari per avvicinarsi così all'1% della superficie agricola, come avveniva ai tempi della Serenissima. È una vendemmia equilibrata quella iniziata subito dopo Ferragosto. L'andamento climatico stagionale, con una giusta alternanza di sole e pioggia, caldo non eccessivo e notti fresche, ha favorito i viticoltori. La primavera è stata siccitosa, fattore positivo per i vigneti perché non sono proliferate malattie. Successivamente, ad inizio estate, la piovosità ben cadenzata ha consentito uno sviluppo rigoglioso delle piante e ha reso agevole la difesa dai patogeni. I primi grappoli verranno raccolti iniziando dalle basi spumante, quindi dal Pinot Grigio per passare alla Chardonnay e Pinot Nero, e a seguire, entro la prima decade di settembre, toccherà al Glera Prosecco, poi ai rossi, finendo con il Raboso che chiude la vendemmia. Attenzione però alla flavescenza dorata, che abbiamo già raccontato in una delle recenti puntate di Agricoltura. Oltre ad alcune zone del Prosecco, risultano colpite anche aree del San Donatese. La Regione Veneto ha rinnovato l'accordo biennale con l'Università di Padova per uno studio sperimentale su una nuova malattia emergente degli ulivi che sta colpendo le coltivazioni dal 2017, con l'obiettivo di identificare le cause e mettere a punto strategie di intervento. Non è la xylella, ma una nuova malattia con fenomeni di disseccamento dei rami, di necrosi e cascola, con grave compromissione dei raccolti della coltura che si estende nelle aree collinari del Veneto, dagli Euganei ai Berici, dal Grappa alle sponde lacustri del Garda. Il ruggito di un David Brown degli anni 70 per un momento importante nella piantumazione del radicchio, ovvero l'utilizzo dell'acqua. Sono con Roberto Peron. Roberto, quanto importante è l'acqua e soprattutto quest'acqua? Tantissimo, 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 perché se manca l'acqua qua non si riesce a fare niente. Questa non è acqua di acquedotto, è acqua di pozzo, è acqua che sorgiva. Sorgiva da sotto che ha 12-13 gradi. Quindi è importante sia per temperatura sia per tipicità. Sì, la temperatura anche durante l'inverno, il biancheamento ha bisogno di temperatura costante di 13 gradi, 12. Che differenza c'è dare acqua in maniera giusta e che differenza c'è nella semina, qual è il pericolo che si può incorrere? Allora, durante la semina l'irrigazione è molto importante, nel senso che deve essere a pioggia fine, perché sennò può creare la crosta sul terreno, ed è una cosa, un'irrigazione che va fatta quasi quasi ogni giorno per un bel periodo. Ecco, cosa diversa invece quando voi piantumate? Il trapianto è diverso, perché una volta fatto il trapianto, già nella prima irrigazione il radicchio, la piantina già parte. Facendo i conti, conviene andare in piantumazione o andare in semina? Il problema grosso è il personale, la manodopera che adesso manca. Una volta c'erano i parenti, c'erano i fratelli, c'erano tanta gente che poteva darti una mano. Adesso non è più così, per cui il trapianto è importantissimo per questo motivo qua, insomma. Grazie Adriano Peron, ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi seconda parte dedicata al vino.